Ciao amici di YouTube, eccomi qui, direte voi, ma non sei negli studi radiofonici? Eh no, ci sarò domani negli studi radiofonici. Oggi sono qui perché devo preparare la valigia perché finalmente Sanremo mi aspetta, perché Sanremo è Sanremo. E voi direte, amici che non siete proprio italiani, ma che cos'è Sanremo? Ma come? Non sapete cos'è Sanremo? Sanremo è il più famoso festival della canzone italiana. Da ben 74 anni si svolge a Sanremo, in Liguria, la città dei fiori. E che cos'è? Beh, è una kermesse canora dove i più grandi cantanti italiani del momento, ma anche già un po' datati, mettiamola così, decidono di portare su questo palco alcune loro, diciamo così, canzoni. Una giuria, quella più legata al pubblico, che guarda ogni sera Sanremo, e sono ben 5 le serate di Sanremo, e dà la propria votazione tramite telefono, tramite cellulare, e poi una giuria, la classica giuria, che è composta da addetti al settore, radiofonici, giornalisti e non solo. Ma logicamente, insomma, vi invito a vedere questa kermesse canora nel caso non l'aveste ancora mai vista, mai conosciuta. Sicuramente troverete anche l'artista che magari anche nel vostro paese in qualche modo ha fatto capolino e che qualche canzone l'avete sentita anche voi. Detto questo, io con la radio e con i miei collaboratori quest'anno riusciamo ad andare a Sanremo a trasmettere direttamente dal bar che c'è vicino al Teatro Ariston, quindi insomma diciamo che siamo proprio a 50 metri sulla passerella. E a tal proposito ringrazio il Bar Festival che ci ospita all'interno appunto del suo bar, del suo spazio, per ben 3 giorni, giovedì, venerdì e sabato, e ci dà la possibilità di venire in contatto con tanti ospiti, ma tante persone comuni che hanno una passione per Sanremo e che veramente prendono ferie tutta una settimana per poter stare lì, vicino al red carpet, e vedere il proprio Beniamino e cercare di scattare una foto. Noi speriamo di scattarne anche tante foto, ma detto questo, Sanremo si dice perché Sanremo è Sanremo. Ma non solo per la canzone, eh no, si dice che Sanremo sia anche importante sotto un punto di vista, oserei dire, di trasgressione. Di trasgressione sotto tanti punti di vista, sia dal punto di vista magari della canzone che si porta in gara, del tema scottante, chi sale sul palco e magari fa una sua incursione per portare anche a conoscenza importanti temi. Quest'anno, quello legato ad esempio all'agricoltura. Chissà se in questi giorni, appunto, gli agricoltori stanno manifestando in tutta Italia, Italia e in Europa, arriveranno anche a Sanremo per manifestare anche sul palco di Sanremo del Festival. Ma trasgressione è anche nell'abbigliamento. Ok, io non sono molto trasgressiva oggi, è vero, però Sanremo, diciamo così, si fa gara per contare quante trasparenze ci sono, chi ha messo più trasparenze, chi ha usato di più e chi non ha voluto usare. Insomma, una bella kermesse dove veramente si può parlare di tutto e di più e raccoglie tutta l'Italia. Ma in questo caso anche l'estero, perché tanti sono anche gli ospiti famosi stranieri che arrivano sul palco. Uno di questi è John Travolta. Bene, ma io devo fare la valigia, ve l'ho detto, devo preparare la valigia. E allora chissà che cosa metterò in questa valigia, ma soprattutto tutto qui nella valigia. E non lo so, vediamolo. Chiedo anche a voi che cosa posso portare, considerando che starò lì giorno e notte. Siete pronti? Beh, direi che innanzitutto questo potrebbe andare bene, no? Che ne dite? Sì, una cosa molto casual, non troppo elegante, con un jeans, una scarpa col tacco e magari anche un giubbotto di jeans. Per essere un po' più easy, magari al mattino, per fare colazione.
potrebbe andare. Vediamo. Intanto dire che questo lo posso mettere, assolutamente sì, nella mia valigia. E via. Poi che dire? Non lo so. Questo maglione potrebbe essere utile. Anche se mi chiedo se effettivamente il maglione possa servire oppure no. Farà caldo o farà freddo? Vabbè, io lo porto, in valigia lo metto. Non si sa mai. Ma adesso è arrivata l'ora di prendere. Quindi partiamo dalle giacche. Beh, sicuramente questa. Questa è da festival. Questa è molto colorata. Col completino di jeans potrebbe anche stare bene, un pochettino più colorato. Per cui direi che questa, sì, la prendiamo. Questo, dobbiamo portare colore a Sanremo, così come i fiori sul palco, perché ci sono tanti fiori. Questo, beh, direi che anche questo ci sta. Anche questo lo prendiamo. Vuoi non prendere il giubbotto? Assolutamente sì. Ma che colore prendo? Verde, grigio, rosso. Grigio un po' più scuro, quasi nero, marrone, ocra, nero, a quadretti, grigio, viola, verde, non so, sono indecisa, forse mi manca ancora qualche colore, effettivamente sì. E anche questi, aiuto, li prendo, non voglio entrare in valigia. Oh ragazzi, questa devo prenderla, oh, la tuta. Tutta da ginnastica? Sì. Beh, questa non può mancare, perché scusate, saremo in questi giorni, o in quei giorni, sarà difficile da raggiungere, soprattutto la postazione vicino al teatro Ariston. E allora via, al mattino presto, scarpette da ginnastica e hop 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 hop. E via, si arriva in forma più che mai. Tuta presa. Per la sera? Devo dire che questo è molto elegante. Metti una cena, metti un'intervista, non si sa mai. Anche questo lo prendo. Non posso vestirmi solo di giacche. E quindi questo ci sta. Questo è elegante. Oh, c'è ancora l'etichetta attaccata. Va bene. Questo è elegante, mi piace. L'ho comprato per l'occasione, no? Mi è stato regalato a Natale per l'occasione. E quindi ci sta. Di giorno, sì, casual, elegante, ma senza essere troppo. Quindi, miei cari, anche voi, venite con me. Ma cosa prendiamo? Questo, dai, colore. E poi scegliamo un vestito, perché non si può andare solo con i pantaloni, sapremo, no. E allora, colore sia, ma poi, sono qua. Sono indecisa, un vestito, andiamo più sull'elegante, per una serata che il dopo cena ha a che fare, però forse un po' lungo, oppure andiamo su un vestito, questo forse un po' troppo, non presento ancora io Sanremo, quindi forse questo no. Poi, Questo mi piace sempre tanto, magari potrei metterlo, anche perché facesse mai bello, di giorno. Metti Michael al mare, un po' di sole, ci faccio anche abbronzare. E poi, non lo so, questo, fiori, un po' di spacco. Beh, fiori siamo in tema, parliamo fiori, quindi secondo me è un vestito fioreggiato, come si dice, possiamo metterlo. Va bene, finisco di preparare la mia valigia, ma mi viene già male, perché io in questa valigia devo ancora mettere le scarpe. E non è un paio, due, tre. Per ogni occasione devo prendere un paio di scarpe. Mi sa che la valigia, ho i miei dubbi, non ci sia. E poi mi dico, Simona, ma stai 3 giorni, non stai 3 mesi. Ma non si sa mai, metti mai che la giornata è di 24 ore, un po' di cose si devono fare. Va bene, comunque, domani ci troveremo. 9:30, finalmente.
Dopo che mi hanno sbloccato di nuovo il canale, finalmente cercherò, va bene, di essere sobria e tranquilla e parleremo di Sanremo, ma parleremo anche di una challenge che vogliamo fare per regalare anche dei gadget della radio e quindi così vedere chi tra me e i miei collaboratori riuscirà a fare più interviste e quante. Ma logicamente ci saranno tutte le informazioni anche scritte sotto questo video come fare a partecipare. Nel frattempo, anche domani vi spiegherò come fare a partecipare. Va bene? Vi aspetto. E le borse? Una dentro l'altra, come le matriosche, dalla più grande alla più piccola. Beh, questa me la porterò perché dovrò ricordarmi che ora è, ogni giorno e ogni notte, per non fare tardi agli appuntamenti con le interviste. Va bene, vi saluto. Non vi vedo, so che ci siete, vi aspetto domani alle 9:30. Baci, baci, baci. E adesso questo lo devo mettere in valigia. Vabbè,